Si è svolta presso l'aula consiliare del Comune di Sarno la seconda tappa della presentazione delle nuove agevolazioni per il pagamento delle bollette dell'acqua, disposte dal Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano dell'Ente Idrico Campano. Misure destinate agli utenti che risiedono nei 74 comuni della Campania in cui Gori gestisce il servizio idrico integrato. Durante l'incontro sono stati illustrati gli interventi per il potenziamento delle reti idriche e fognarie a cura di Gori in corso sul territorio comunale. Sono tre misure importantissime: lo stop all'aumento delle tariffe, lo stop alle morosità e soprattutto il bonus idrico. Mi sembrano tre misure che vanno perfettamente in sinergia con la gravissima situazione economica e sociale che ci ritroviamo a vivere in tutta Italia e soprattutto nel meridione. Inizia da Sarno questo percorso lungo che ci vedrà protagonisti insieme alle amministrazioni comunali sui vari comuni. Inizia per quanto riguarda il bonus idrico, lo stop morosità, ma già ormai sono più di 6 mesi, più o meno da quando mi sono insediato come coordinatore del distretto, che stiamo vivendo in maniera forte, presente in tutti i territori, perché finalmente anche nella programmazione del sistema idrico integrato è importante che siano i territori, i comuni, le amministrazioni e in particolare i cittadini protagonisti delle scelte. Nel comune di Sarno oggi presentiamo gli interventi per il completamento della rete fognaria e per l'ottimizzazione e la digitalizzazione delle reti idriche. Grazie agli interventi che stiamo portando avanti, di cui due in corso di attuazione, in cui è prevista la consegna lavori nel mese di gennaio, con un investimento complessivo di 20 milioni di euro, daremo anche a quest'area una rete fognata attiva ed efficiente, eliminando gli scarichi nel fiume in questi affluenti e recuperando integralmente i corsi d'acqua. Invece, per quanto riguarda le reti idriche, l'obiettivo che ci siamo posti come azienda è quello di arrivare a un livello europeo di perdite del 27%, e quindi anche in quest'area interverremo con la digitalizzazione delle reti idriche e con la sostituzione dei tratti di rete più critici in termini di perdite, che chiaramente creano anche disagi alla viabilità e ai cittadini.